Raccontare Novalesa in poche battute non è semplice. Allora pensavo di utilizzare un'immagine, quella di un corpo che respira con due polmoni e questi due polmoni sono la comunità e il monastero. Da sempre, da quando l'abbazia è nata, la comunità e il monastero vivono in simbiosi, in modo distinto, ma all'interno di questo grande e unico organismo che è Novalesa. E dunque le vicende, i racconti di questa grande abbazia sono certo narrati dai libri, dai volumi, dalla Delchi di Manzoni, dal Chronicon di Novalesa, ma io che sono di Novalesa, la cui famiglia è di Novalesa, ho sentito, ho potuto comprendere e conoscere questi racconti non in primo luogo dai libri e dai volumi, ma dalla nonna. Dalla nonna che quando venivamo in abbazia, quando passeggiavamo intorno a questi luoghi, mi raccontava delle vicende legate ai monaci di Carlomagno, mi raccontava della leggendaria presenza di alcuni dei monaci e del fantastico inizio di questo luogo. E soltanto poi al liceo ho scoperto che quello che la nonna raccontava erano in realtà delle vicende scritte 1000 anni fa nel Chronicon di Novalesa. E poi le storie legate a Sant'Eldrado. La nonna mi accompagnava a bagnare gli occhi sotto la cappella di Eldrado perché quella fonte era ritenuta essere miracolosa per la vista. E allora quando nel 97, nel 1997, ho avuto l'opportunità di aprire l'urna di Sant'Eldrado per una ricognizione, ecco che come in una macchina del tempo all'interno di questa cassa sono emerse le vicende, le storie legate alla vita di questo uomo e incredibilmente le ossa che abbiamo trovato all'interno dell'urna ci raccontano le stesse storie narrate sugli affreschi della cappella. Le ossa sono di un uomo morto circa 70-80 anni, di una altezza non eminente, che aveva camminato e viaggiato tanto nella vita, era di stirpe nobile perché le braccia non avevano i muscoli sviluppati. Ecco, tutto quello che gli affreschi raccontano sono testimoniati anche dalle ossa. Novalesa è questo, è una macchina nel tempo, del tempo, dove comunità e monaci continuano a vivere insieme.